raccontare la storia del primo conflitto mondiale attraverso cartoline, lettere e antichi cimeli, testimonianze di un'epoca che ha segnato in maniera profonda il futuro dell'Europa e dell'Italia. A Margherita di Savoia sarà visitabile sino al 4 aprile la mostra dedicata alla Prima Guerra Mondiale in esposizione al Liceo Scientifico Aldo Moro, un'iniziativa nata dalla sinergia tra l'Istituto Scolastico, lo Stato Maggiore dell'Esercito, l'Amministrazione Comunale e l'Istituto Alberghiero. Le fasi salienti del conflitto, il grande tributo di sangue versato dall'Italia con i suoi 650.000 morti ed 1 milione di feriti sono stati ripercorsi dal dibattito che ha visto confrontarsi sull'eredità lasciata dalla Grande Guerra il sindaco Paolo Marrano, i dirigenti scolastici, docenti universitari e rappresentanti dell'esercito. E dovremmo farne tante di queste iniziative perché le nuove generazioni rifuggono la storia e tutti i processi storici, non riflettendo che la società che oggi viviamo ha le sue origini, la sua genesi in tutti i processi della storia, perché possano questi giovani con più consapevolezza e con più razionalità produrre le nuove idee, produrre questo futuro migliore. Spesso dimenticato e invece meritevole di essere approfondito il ruolo rivestito dalla Puglia e dai suoi volontari durante le fasi decisive del primo conflitto mondiale. La Puglia ebbe un ruolo di primo piano perché c'era un corpo d'armata che combatteva in Albania e le retrovie di questo corpo d'armata si trovavano proprio in Puglia. Non solo, ma c'erano anche i campi di volo delle prime pattuglie aeree che si venivano a formare ed erano proprio in Puglia, c'erano i campi di prigionia. Ad esempio, se noi pensiamo alla caserma del settimo bersaglieri che è ad Altamura, all'epoca era proprio un campo di prigionia degli austro-ungarici. Quindi non solo la Puglia diede circa 300.000 uomini che andarono a combattere sul Piave, sull'Isonzo e sul Carso, e di questi ricordiamo che circa 29.000 non sono tornati a casa, ma era anche terreno di frontiera e si combatteva in Puglia. Fede, valore, coraggio e senso di appartenenza alla patria, concetti passati di moda soprattutto tra le giovani generazioni, a cui l'iniziativa dello scientifico si rivolge con l'obiettivo di stimolare una riflessione che faccia rivivere ideali altrimenti perduti. L'obiettivo è la cultura, far conoscere ai ragazzi e a tutti veramente, anche ai non ragazzi, innanzitutto quelle che sono state l'evento, la Grande Guerra, che cosa ha comportato, che cosa ha determinato e che cosa ha lasciato, che messaggi ci ha lasciato. E poi la crescita culturale, che è importante nella comunità. Se non c'è la cultura, non c'è crescita culturale, non c'è speranza.